sistema. No, sento. No, non c'è intervallo. Per quello. Sì, allora, nell'attesa appunto di caricare una delle presentazioni che saranno appunto proposte nel pomeriggio, veniamo adesso ad una parte che riguarda i campionamenti e la conservazione, il trattamento e le misure. Questo è stato uno sforzo abbastanza grande, importante, a cui hanno partecipato comunque bene o male tutte, soprattutto per quanto riguarda la parte delle misure, tutte le agenzie. Il lavoro è stato coordinato per quanto riguarda il campionamento dall'ARPA Piemonte. E saluto Mauro Magnoni, che poverino ha avuto un piccolo incidente e non può essere qui con noi, che era il coordinatore della task, e in sua sostituzione c'è comunque Luca Albertone, che presenterà appunto i risultati del lavoro, e credo che ci segua anche tra l'altro via streaming, quindi se ci sente lo salutiamo con piacere. E fatto, dove l'hai messa? L'ho messa qua. Perfetto. E quindi adesso cedo la parola con la prima di queste due task correlate, che riguarda il campionamento delle matrici ambientali e la loro conservazione. Quindi do la parola a Luca Albertone. Essendo un indice di qualità del prodotto, se andiamo a vedere sul complesso di circa 500 pagine del manuale, l'insieme delle due task, comprese le schede metodi, grosso modo copre tre quarti delle 500 pagine del manuale. Quindi sono un po' il nucleo forte del manuale. Se qualcuno ha interesse a intervenire, fare precisazioni, lo può fare quando vuole. Allora, la prima attività svolta principalmente da Paola Sabatini e Claudia Fontana è stata quella di un'indagine intervista a tutte le ARPA non partecipanti alla task. Questo è servito in particolare per quanto riguarda le metodiche di analisi, ma anche per la parte di campionamento, per conoscere lo stato dell'arte e quindi sapere chi effettua campionamenti, di quali matrici, in quali contesti, e per avere una visione globale di quello che già si fa. Anche perché essenzialmente gran parte del contenuto della task sul campionamento è una forma di riassunto e sistematizzazione di attività già svolte. Questa parte del manuale è stata suddivisa, come già detto stamattina, in matrici alimentari, ambientali, dose gamma in aria, valutazione dell'incertezza di campionamento e gestione delle serie storiche dei dati. La parte di manuale è di fatto estremamente stringata. Per due motivi. Uno, perché di fatto definisce principi molto generali sui criteri di campionamento. E l'altra motivazione è legata al fatto che i dettagli sulle modalità di campionamento sono confluiti o nella parte di manuale legata ai metodi
o direttamente nelle schede metodo. Per quanto riguarda le matrici alimentari, una delle cose più utili, se vogliamo, ai fini del campionamento è stato definire per classi di matrici quali sono i requisiti, in particolare per quanto riguarda la quantità di campione iniziale. Questo perché in funzione del tipo di trattamento che deve essere effettuato sul campione è necessario conoscere le caratteristiche delle matrici stesse in modo da guidare chi deve effettuare il campionamento. Per quanto riguarda invece le matrici ambientali, vi propongo qualche esempio. Un esempio di scheda metodo in cui sono definite le modalità di campionamento, quindi se nella parte di manuale ci sono soltanto criteri generali, nella parte di scheda metodo sono definiti più puntualmente le caratteristiche dei punti di campionamento e i criteri per effettuare il campionamento stesso. Apro una brevissima parentesi. Abbiamo cercato di lavorare molto sull'uniformità della terminologia, cercando di evitare fraintendimenti o utilizzo di termini in senso improprio. Purtroppo sono scappate un po' di cose, ad esempio usiamo il termine prelievo in questa scheda quando in realtà avremmo dovuto parlare di campionamento, nel senso che il prelievo accredia, da questo punto di vista ha insistito parecchio, è un atto che assomiglia di più al mero ritiro del campione, mentre il campionamento è un'operazione più complessa che quella che serve per effettivamente estrarre un campione che sia significativo rispetto all'oggetto ambientale che uno va a successivamente ad analizzare. Abbiamo cercato di proporre anche esempi pratici di realizzazione di operazioni di campionamento, ad esempio il dispositivo a circuito aperto per il prelievo delle acque quando il pretrattamento è effettuato con resina a scambio ionico. Questo deriva da un metodo interno di ARPA Lombardia, ci sono altre versioni, ad esempio un metodo interno di ARPA Piemonte che prevede invece un sistema a circuito chiuso di trattamento del campione. Se hai qualcosa da aggiungere, integrare. Solo per dare qualche altro esempio che può essere anche motivo di confronto, il campionamento è fondamentale nel processo analitico perché il più delle volte è proprio nella fase di campionamento che si definisce il misurando, ovvero la selezione della matrice, la sua esatta definizione, le modalità con cui viene effettuato il campionamento e anche la conservazione del campione sono fondamentali per definirlo. Nel caso del prelievo del particolato atmosferico, che è un'attività largamente diffusa, un'analisi dei dati di bibliografia, in questo caso la norma ISO 2889, evidenzia come l'utilizzo di filtri di carta, filtri di cellulosa, è in realtà estremamente problematico, sia per quanto riguarda l'efficienza di trattenimento dei filtri, che è di fatto estremamente variabile, oltretutto in maniera imprevedibile, e quindi può andare dal 50 al 99%, e quindi non si ha garanzia dell'effettivo trattenimento del particolato, e ha effetti anche notevoli sulla capacità di offrire una risoluzione adeguata sugli alfa emettitori. Questa colonna riguarda, in una misura di spettrometria alfa con un rivelatore del silicio, la risoluzione del polonio 218. Ovviamente più questa risoluzione è alta, minore è la prestazione del filtro e quindi il particolato di fatto non rimane
intrappolato sulla superficie del filtro, ma viene inglobato all'interno del filtro stesso. Questo, diciamo, errore in fase di campionamento ha un effetto sicuramente molto, molto grande sulle successive analisi, anche solo di un parametro di screening, quale può essere l'alfa totale nel particolato atmosferico. Ci sono esempi anche di campionamento e preparazione di dei, diciamo, campionatori specifici per la frazione gassosa dello iodio, come altri esempi possibili. Per quanto riguarda una delle matrici ambientali più importanti, che è il suolo, diciamo, riprendendo le attività del CTN agenti fisici, si è nuovamente proposto il confronto tra le diverse tecniche di campionamento, quindi campionamento con trivella, con tubo spaccato, a trincea, evidenziando le caratteristiche di ognuna di queste modalità e i possibili utilizzi. L'ultimo punto, che forse, almeno a mio avviso, poteva essere uno dei più importanti da sviluppare, è in realtà soltanto bozzato, un inizio di discussione, e sicuramente bisognerà lavorare ancora molto su questo. L'incertezza di campionamento è una grandezza che sarebbe indispensabile conoscere e stimare nel modo più adeguato. A livello di principio sembra anche abbastanza semplice, cioè effettuando campionamenti ripetuti da parte dello stesso operatore in condizioni di ripetibilità ed effettuando analisi su questi campioni attraverso un'analisi statistica della varianza, dovrebbe essere possibile estrarre informazione su qual è l'incertezza dovuta al campionamento e qual è l'incertezza dovuta alla misura. Sembra semplice, in realtà la situazione è ovviamente molto più complessa, perché bisogna scontrarsi su quella che è la distribuzione reale del contaminante nella matrice. A titolo di esempio, anche per abbozzare un approccio per l'analisi delle serie storiche di dati, ho riportato una carta di controllo presa, diciamo, a caso tra quelle che usiamo abitualmente, l'andamento della concentrazione di cesio in un suolo di risaia. Il suolo di risaia, per sua natura e per i processi a cui viene sottoposto, dovrebbe essere una matrice in cui i contaminanti sono distribuiti in maniera abbastanza uniforme. Sono prelievi ripetuti a distanza di un anno uno dall'altro e si osserva una variabilità. La domanda che mi pongo, che possiamo porci tutti quanti, è se la variabilità osservata sia dovuta al campionamento o sia dovuta all'effettiva distribuzione del cesio nella matrice considerata. Le carte di controllo sono uno strumento sicuramente utile ed efficace per l'analisi delle serie storiche e consentono di evidenziare in maniera semplice ed immediata eventuali andamenti, punti anomali e così via. Nella parte del manuale dedicata ai metodi abbiamo inserito altri utilizzi delle carte di controllo, più legate alla validazione del dato e al controllo dei metodi nel tempo, però volendo possono avere utilizzi di questo genere. Io passerei la parola a Maurizio.